Guardi che questa non è una gara tra me e lei. Ho notato che lei è sveglio, ma non ha bisogno di dimostrarmi niente. Si può fidare di me. Si rilassi. Allora, riprendiamo. Casa, Albero. albero, Casa. sole, Giallo. giallo. Sole. Non posso aiutarla se continua così. Mi vuole rispondere. E lei mi può rispondere ad una cosa prima? Dica. Ipotizzi, ci sono solo posti di lavoro al mondo. E qualcuno non me lo vuole dare perché sono scuro, perché sono una donna, perché sono gay. Non compro il cibo perché non ho i soldi e non ho i soldi perché non ho il lavoro. Senza il lavoro non ho il cibo e senza il cibo muoio. Quindi io per via di quel pregiudizio, per via di quella persona che non mi ha voluto dare il lavoro, sono condannato a morire, no? Non lo so, io penso sempre a tante cose la notte. Il lavoro, il tempo, la scuola. La scuola che mi occupa il tempo che non posso dare al lavoro, la famiglia, la casa, la morte dei miei genitori. Calma, calma, una cosa alla volta. Che cos'è che la fa vivere male? Non lo so, non mi trovo con le persone, con nessuno. Inizio a pensare che forse sono io. Perché dice questo? Non lo so, la gente è troppo superficiale, menefreghista, indifferente. Lei è una persona molto sensibile. Provi a sfogarsi con un hobby. Mi hanno detto che fa dei disegni che sembrano delle foto. Disegni? La ringrazio, ma non ho testa per disegnare. Quando disegno penso e quando penso poi Scriva le cose che non. pensa, allora. Scriva ogni cosa che la fa vivere male e le dà fastidio. Ogni volta che prova repulsione per qualcosa, scriva una riga, poi torni qui e ne parliamo insieme. Va bene. A domani. A domani. Signor Signor Piadi, Piadi, ha ha provato a provato a scrivere scrivere qualcosa? qualcosa? Ha Ha provato a provato a buttare buttare giù giù una una riga? riga? La smetta di analizzarmi. Ha provato a parlare con degli amici oggi? Non ho amici. Vede, e questo è il mio problema. Più manifesto il mio pensiero per unirmi agli altri, e più rimango da solo. È il nostro pensiero che ci rende unici e soli. Dovrebbe provare ad avere più fiducia nella gente. Guardi, il solo fatto è che mi fido più dei miei fan, quindi delle persone che non ho mai visto, questo dovrebbe farla riflettere su quanta fiducia pongo sulle persone che mi circondano. Ma non può aspettarsi che tutti abbiano la sua stessa sensibilità. Non posso nemmeno cambiare la mia sensibilità per tutti, però. Signor Piati, scriva qualcosa e torni domani. A Va bene, a domani. domani. Signor Signor Piadi, Piadi, ha ha provato a provato a scrivere scrivere qualcosa? qualcosa? Ha Ha provato a provato fare a dei fare dei video? video? Mi diceva di avere passione. Ormai ho paura anche a creare dei video. Quando li ideavo i miei amici mi prendevano in giro e mi hanno portato a vedere come se lo facessero tutti. Pure l'altro giorno stavo semplicemente guardando un video e mi era sembrato che. Sono Daniele Dasmat, primo video che andremo ad analizzare oggi è tutto italiano. Oddio, tutto italiano. Più o meno. Diciamo che è un video italiano, ma con protagonista Apu dei Simpson. In questi 10 anni di videocommenti ne ho visti tanti di video brutti. Ma i video di Trip, quelli che vedremo ora, credo che li battano tutti per disagio e bruttezza. È come guardare un ciccione che sta facendo la cacca in un water trasparente. E per questo. Gli amici non dovrebbero sparlarsi tra loro. Gli amici non dovrebbero prenderti in giro nelle compagnie soltanto per farsi grandi con gli altri amici. Gli amici non dovrebbero darti una mano soltanto per desiderare qualcosa in cambio. Gli amici non dovrebbero starti vicino solo perché stai diventando famoso. Gli amici non dovrebbero desiderare il tuo partner. Gli amici non. Perché fanno così? Sergio, io vorrei aiutarla, ma lo sa meglio di me. Io non posso aiutarla perché lei le risposte non me le ha scritte. Io non esisto.